38 pini da salvare dalle grinfie della cocciniglia, una decina dei quali sarebbero già in agonia, aggrediti dal parassita che distrugge le piante. E questa è la preoccupante diagnosi per gli alberi che incorniciano la storica sede dell'Istituto De Santis di Avellino, nel tratto tra Via l'Italia e Via Nazionale Torrette. Legambiente stamane ha organizzato un flash mob per tentare di coinvolgere l'opinione pubblica sull'importanza di salvaguardare il prezioso patrimonio arboreo e di spingere le istituzioni, in particolare la provincia proprietaria dell'area, a intervenire con un ciclo di cure, così come assicurato dal comune di Avellino per i pini di Piazza Kennedy aggrediti tempo fa dalla cocciniglia. L'amarezza di Legambiente rispetto all'indifferenza degli enti responsabili alla tutela dei pini malati. Noi siamo arrivati a questo flash mob simbolico con uno striscione che recita appunto "Che vergogna", che appunto è il nostro monito nei confronti di tutte le istituzioni territoriali. Di fatto i pini della scuola enologica di Via l'Italia sono malati da circa un anno, l'abbiamo segnalato lo scorso marzo, fine marzo scorso, sono state fatte delle indagini da parte della provincia, la malattia è la cocciniglia, la stessa che è stata curata grazie anche ai nostri interventi a Piazza Kennedy. Noi chiediamo che l'ente provincia proprietario e responsabile dell'area intervenga con le cure sperimentali che vengono seguite principalmente dalla Federico II anche su queste piante, si tratta di 38 pini, quindi il rischio è che se questi 38 pini non vengono curati come si deve e nei tempi previsti, rischiamo appunto di perderli. Legambiente, assicura Antonio Dello Iaco, già tentato anche di recente di stimolare l'ente provinciale a intervenire con urgenza. Sì, noi dalla provincia abbiamo avuto massima disponibilità al dialogo, tant'è che abbiamo discusso anche su quelli che sono i pini già morti, che bisogna abbatterli, se ne parla almeno di 6, 7, 8 pini che saranno abbattuti rispetto ai 38 presenti. Tuttavia però di fatto l'operazione della provincia si è bloccata a sua detta per motivi di altri enti che mancano autorizzazioni, forse la sovrintendenza, forse sono altri enti che non ci è stato comunicato quali sono. Chiediamo appunto a tutte le istituzioni competenti di muoversi, di darsi una svegliata e di procedere appunto con gli adempimenti burocratici previsti, perché le cure bisogna farle adesso, altrimenti è troppo tardi.